Mister, visita al Palermo dal vecchio amico Leandro Rinaudo, anche per curiosare un po', visto che comunque il Palermo è una delle corazzate della Serie A, della Serie B. Sì, sono qui, insomma, per questo è il periodo in cui chi come me senza squadra deve aggiornarsi, deve guardare, deve cercare di rubare quel qualcosa in più dagli allenatori più bravi, più preparati, dagli allenatori che hanno un passato importante. E quindi sono qui per aggiornarmi, ringrazio, ne approfitto per ringraziare la società, nel ringraziare il direttore sportivo e soprattutto l'allenatore che mi ha dato massima e piena disponibilità nel farmi vedere gli allenamenti, nell'essere disponibile a fare con qualsiasi tipo di chiacchierata nel dopo allenamento. Non è da tutti, perché poi gli allenatori sono molto gelosi del proprio lavoro, e quindi motivo per cui lo ringrazio anche pubblicamente. È chiaro, insomma, che poi la curiosità di vedere una squadra che ha fatto già bene l'anno scorso e quest'anno cercherà di fare ancora meglio nasce a tutti. Che squadra ha visto in questo allenamento e da esterno, anche da ex calciatore oltre che da allenatore, quali possono essere le aspettative per una stagione comunque con tante squadre molto forti in campionato? Partiamo dal presupposto che la Serie B è un campionato molto difficile. Le aspettative credo che saranno sicuramente quelle di migliorare quanto di buono fatto l'anno scorso. Nell'allenamento visto oggi c'è una cosa che ha colpito subito la mia attenzione, che è quella dell'intensità, un'intensità molto alta che è fondamentale in questa categoria. Venendo invece all'altro versante della Sicilia, sono girate voci durante l'estate che il suo nome fosse accostato al Catania per il dopo Ferraro. Cosa c'è di vero e soprattutto se c'è stato qualcosa e cosa è mancato per l'accordo? Ma rispondo in maniera semplice: non c'è stato nessun contatto, c'è stato un contatto ma l'anno scorso, quest'anno assolutamente niente, sono state solo delle voci che durante il mercato e durante, insomma, la fase estiva si rincorrono come spesso succede. Tra l'altro, girone C di Serie C, anche quest'anno molto competitivo, oltre al Catania ci sono altre squadre, in attesa magari di avere una panchina, magari prima della stagione o stagione in corso, se si è fatto un'idea di quelle che sono le forze in campo. Beh, sicuramente quella di quest'anno sarà un girone C che somiglierà molto a una Serie B, se si considera che c'è il Crotone, l'Avellino, il Benevento, il Pescara, probabilmente se non ripescano la Casertana, lo stesso Catania, insomma ci sono squadre importanti che hanno un passato storico, hanno un passato glorioso e che hanno fatto categorie diverse da quella della C. Sarà sicuramente un campionato entusiasmante e bello anche da seguire. Mister, tornando al suo passato e tornando alla Serie B, lei ha allenato il Pisa, come vede il Pisa quest'anno? Sta facendo un buon mercato, pensa che possa anche ambire alla promozione? Sicuramente il Pisa sta cercando di allestire una squadra che possa competere per i primi posti della classifica, però come sappiamo, insomma, non è mai semplice. In estate si lavora per creare i presupposti per poter poi ambire alla vittoria del campionato, e il Pisa è una di quelle squadre che sta cercando di creare quei presupposti per arrivare fino in fondo. Ha preso un allenatore giovane, un allenatore che ha delle buonissime idee, un allenatore che anche vedendolo in primavera ha fatto esprimere ai propri calciatori un buon calcio. E poi l'entusiasmo della piazza, comunque è un entusiasmo importante che spinge, soprattutto nelle partite che giocheranno in casa. Mister, che ne pensa del centrocampo rosonero? Poi per esempio una battuta proprio specifica su Leo Stulaz. Beh, sono dei giocatori importanti per la categoria, sono dei giocatori che sono stati presi per fare delle cose importanti, però ora andare a dare dei giudizi sui singoli giocatori diventa brutto, diventa antipatico. Io credo che fino ad oggi il Palermo abbia allestito una buona squadra per migliorare quanto di buono fatto l'anno scorso, e quindi, insomma, non è mai semplice, non è mai scontato, e quando qualcuno ci riesce bisogna darne merito, bisogna riconoscerlo. E poi è chiaro che il calcio è pieno sempre di sorprese, quindi bisogna stare lì sempre pronti per superare qualsiasi tipo di ostacolo. Una battuta al volo su Leandro Rinaudo per chiudere: avete condiviso lo spogliatoio, anche il campo, sia da compagni che da avversari, di strada ne ha fatta?
Assolutamente sì, tutto ciò che sta raccogliendo è frutto di un lavoro, di sacrificio che lui ha fatto negli anni precedenti. È uno dei pochi, delle poche persone con cui ho legato, con cui è rimasto un rapporto vero di amicizia tra le persone con cui ho avuto la possibilità di giocare. E quindi sono contento, molto contento di quanto stia facendo e del percorso che ha intrapreso.